Quali sono gli allenamenti test o l'allenamento test che ti ha dato la sensazione a te e al tuo team di dire ho un 2,07 nelle gambe? Detto che tu poi hai avuto un esordio in maratona 2,8 e rotti, quindi non è che ci fossi così lontano, eh? Sì. No, un allenamento che abbiamo fatto che ci ha dato la certezza di avere anche un 2,06 nelle gambe, è stato un lungo che abbiamo fatto di 40 km progressivo, un lungo alla media di, nella bellissima pianura ferrarese in mezzo alla nebbia, alla media di 3,06, quindi in proiezione sarebbe stato un 2,11 fatto in allenamento. No, ma la cosa bella è che c'è, cioè, la cosa molto particolare di questo allenamento fatto, che appunto è stata una progressione, quindi suddiviso in quattro blocchi da 10 km, il primo blocco a 3,14, il secondo blocco a 3,08, il terzo blocco a 3,02 e l'ultimo blocco a 2,57. Questo, insomma, negli ultimi. Quindi, insomma, allenamenti veramente di alta qualità e di alta intensità. E poi a sostenere, insomma, quella che è la teoria, ci sono tante valutazioni, tanti test che si fanno, come il test del lattato, il test di Conconi, che ci vanno a fornire dei dati che, insomma, consolidano quelle che sono, insomma, le nostre ambizioni. Ma tu quando sai che il coach ti dà quel lavoro? Un pochino, un brivido di paura per dire cazzarola, questa è tosta oggi. Ce l'hai? O hai sempre il controllo di quello che puoi dare anche in allenamento? Allora, il mio allenatore non mi dà mai un allenamento che lui pensa che io non sia in grado Non sia di in grado. sostenere. E la stessa cosa vale per me. Se un allenamento. Io dicevo per te, dentro di te, no? Ci sono quelle Sì, giornate per cui. ci sono quelle giornate in cui magari, a prescindere dal tuo stato di forma, magari sei stanco oppure proprio non te la senti a livello mentale, sei scarico di energie nervose, ma anche in quel caso il vero allenamento non è fare la prestazione in allenamento, ma è gestire la fatica, è gestire la difficoltà. Quindi anche se tu dovessi andare più lento di 4-5 secondi, è sempre un lavoro che dà i suoi frutti, il fatto di gestire momenti di difficoltà e di crisi. E ti dirò, sono gli allenamenti più costruttivi quelli in cui vai forse più lento e fai più fatica, sono quelli che ti danno molto molto di più, perché comunque alleni la capacità di soffrire, la capacità di gestire le difficoltà, mentre poi quando le cose vanno bene è troppo facile correre Facile, forte. certo. Di Budapest, che cosa prepari? Allora, a Budapest il programma prevede quello di guadagnarmi la qualificazione sui 10.000 metri, la qualificazione che negli ultimi anni è diventata sempre più complicata, però comunque il nostro obiettivo sarà, a prescindere dalla qualificazione, quello di abbassare il mio personale sui 10.000, sperando che questo sia sufficiente appunto a portarmi a essere presente sulla linea di partenza di 10.000 metri. Quant'è 27:30? No, il limite di quest'anno per andare a Budapest, non me lo Ma il ricordo. limite di quest'anno è un tempo assurdo, è il record italiano tra l'altro, 27:10. Ah, è Quello è lo 10. standard, sì. Però la maggior parte degli atleti cerca di accedere alla gara attraverso il sistema del ranking, quindi sì. Certo. E vabbè, facendo tutti gli scongiuri che riuscirai ad andarci, e poi dopo Speriamo, dai. in autunno. Dai, sì, E perché dobbiamo tornare. in autunno, insomma, l'idea era comunque quella di riprovare a fare un'altra maratona, una garetta, nulla di particolare, una garetta Niente in di America a novembre, niente di che, New York che. Sì. Marathon, insomma, No, esatto, nel caso la Elias. garetta, una garetta della domenica, Elias, nel così. caso muoviti per il pettorale perché lo sai che è molto ambito, insomma, quindi magari Esatto, fai fatica a trovarlo. esatto. Chissà se Cioè, ti sorprendono. devo ancora capire se c'è il pacco gara più che altro, però vediamo. No, costa Non tantissimo e c'è. non c'è niente, però Mannaggia. però Comunque sì, l'ideale. siamo l'Italia è la seconda nazione rappresentata solitamente come numero di iscrizioni, se non sbaglio, dopo gli Stati Uniti, Caspita, ovviamente. E quindi caspita, non lo vai, dai. sapevo. A Vado in me, casa, Marco, diciamo. sbaglio, vero che è così? Mi sembra di solito Secondo o 3.000 terzo, di dipende dagli solito. anni. Sì. Sì, comunque siamo sempre, perché è una delle nazioni dove c'è più il mito della maratona di New York Esatto. e quindi avrai un po' di sostegno, insomma, ed è quella Poi gara dicevo, scusami se ti che interrompo. tanti italiani hanno vinto, no?
Esatto, oltre a quello, quindi c'è una grandissima tradizione. Mi viene da pensare a Orlando Pizzolato, Giacomo Leone Sì, anche l'ha vinto, Gianni vero? Poi chi Poli, altri? Caspita. Poli Poli. e altri che Franca adesso non mi... Fiacconi. La Franca Fiacconi, Fiacconi. vero, quella femminile? Sì, Caspita. sì. Quindi sicuramente c'è un'importante tradizione di maratoneti italiani nella storia della maratona di New York. Poi New York è vicino a Syracuse. Io Syracuse ci ho passato 4 anni della mia vita, quindi sicuramente ci avrò una grande porzione del supporto anche da parte degli amici di Syracuse.